Una banda di ladri, utilizzando la tecnica del gas acetilene, ha fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Villa Scontrone, riuscendo a sottrarre una somma di circa 50.000 euro, di cui 20.000 sono stati recuperati. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 del mattino. I ladri, con volti coperti da passamontagna, hanno agito in modo rapido ed efficiente, riuscendo a fuggire con il denaro prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale e delle aree circostanti alla ricerca di elementi utili, raccogliendo anche le testimonianze dei residenti svegliati dal forte rumore. Il sindaco di Scontrone, Francesco Melone, ha espresso preoccupazione per l'accaduto. Siamo stati tutta notte a cercare di intercettare i criminali che si sono poi dileguati tra i campi, insieme all'aiuto delle forze dell'ordine, in particolare cioè dei carabinieri del nucleo di Castel di Sangro. Purtroppo questo è un colpo forte per una comunità come la nostra, perché viene a mancare uno di quei pochi servizi che avevamo in qualche modo l'onore di poter ospitare, diciamo. Quindi sarà dura. Speriamo che con Poste, insomma, si riuscirà a riattivare il prima possibile il servizio. Stanotte circa le 2:10 ho sentito un botto molto forte, pensavo a una bombola di gas, qualche tragedia scoppiata in qualche appartamento, quindi la gente strillava. E poi alla fine sono venuto qua, la gente scappava da tutte le parti, rincorrendo magari i ladri perché hanno fatto saltare l'ATM qua, e il bancomat. Quindi è stata una tragedia forte per il nostro paese perché già ci abbiamo poco, poi ci tolgono pure quello che abbiamo, quindi alla fine siamo proprio demoralizzati. Speriamo che lo rimettano in futuro perché abbiamo bisogno di queste cose, che qua già ci hanno tolto tutto. Se ci tolgono pure l'aria, queste piccole cose, è finita. Grazie.